dal segno zodiacale dell'Ariete, che è il primo segno del cerchio zodiacale, ed è per quello che partiamo da lì. Beh, amici dell'Ariete, io continuo a dire che questo è un periodo assolutamente favorevole per chi ha bisogno di cambiare qualcosa nella propria vita. Ad esempio, questa luna nel segno del Sagittario parla di viaggi, parla di trasferimenti. E allora, se c'è qualcuno che è in attesa di un cambiamento in questo senso, la notizia potrebbe arrivare proprio in questa giornata, la notizia positiva. Comunque, chi deve viaggiare per lavoro otterrà dei grandi benefici grazie a questa luna vicina a Saturno, tra parentesi nel segno del Sagittario. Marte e Urano in trigono tra di loro favoriscono i cambiamenti anche per quanto riguarda i sentimenti, le storie d'amore, quelle che non vi piacciono più, in qualche modo possono essere o migliorate oppure definitivamente chiuse, le altre vivranno momenti di grande intensità. Da un punto di vista passionale ed emotivo, andiamo al segno del Toro.